Per i docenti che rischiano di non avere una cattedra a disposizione per il nuovo anno scolastico o per quelli che sognano di poter avvicinarsi a casa, il punteggio docenti è l'ossessione di ogni anno. C'è chi lo consulta ogni giorno, chi ricorda ogni punto a memoria e chi addirittura ha impresso nella mente l'intera graduatoria docenti. In questa guida spiegheremo e definiremo tutte le vie possibili per aumentare il punteggio docenti. Iniziamo! Ciao, benvenuto su Alteredu. Io sono Alessandro e su questo canale trovi tante guide e consigli sul mondo della formazione e del lavoro. Infatti Alteredu è la più grande piattaforma di corsi online certificati in Italia, con un catalogo di oltre 600 corsi online. Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone e alle aziende la formazione professionale che cercano per migliorarsi e certificarsi. Ogni docente, aspirante docente iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento in seconda e terza fascia ha un determinato punteggio, che determina la sua posizione nella suddetta graduatoria. Il punteggio docenti viene aggiornato una volta all'anno, orientativamente nel mese di aprile, e consiste in diverse tipologie di punti che partecipano al punteggio finale: quelli acquisiti in base all'esperienza lavorativa nel campo dell'insegnamento e quelli che derivano dai titoli di studio e specializzazione, conseguiti nella propria carriera accademica e non solo. A questo punto diventa sempre più chiaro quanto sia importante la formazione continua, in primis per mantenere un curriculum vitae sempre aggiornato e acquisire nuove competenze, e poi per aumentare il punteggio in graduatoria in modo costante nel tempo. I principali titoli e certificazioni che possono essere conseguiti per aumentare punteggio sono i seguenti: Master di primo livello, che conferisce un punto, le certificazioni informatiche e digitali, che conferiscono 0, punti ciascuna fino a un massimo di 2 punti, le certificazioni linguistiche che conferiscono fino a 6 punti ed i corsi di perfezionamento che valgono un punto e che come i master di primo livello hanno una durata di circa un anno. L'obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che abbiano un contratto negli istituti pubblici, sia esso part-time o full-time. L'obbligo formativo si estende senza eccezioni a tutti gli ordini e gradi di istruzione, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. Possiamo fare un discorso più specifico riguardo il punteggio nella graduatoria interna di un istituto scolastico. Il punteggio spettante al docente nella graduatoria interna di un istituto o nella domanda per ottenere il trasferimento viene calcolato in base a quanto specificato nella tabella di valutazione allegata ogni anno al CCNI sulla mobilità. Al punteggio spettante per l'anzianità di servizio e per le eventuali esigenze di famiglia possono quindi essere aggiunti i punti spettanti per i titoli posseduti dal docente se risultano inseriti tra quelli valutabili nella sopracitata tabella. Ma quali sono i titoli che possono essere riconosciuti per aumentare il punteggio nella graduatoria interna? Vediamoli insieme. Il superamento di un concorso pubblico vale 12 punti. Il diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea vale 5 punti. Il diploma universitario o diploma accademico di primo livello, che corrisponde a una laurea di primo livello o al diploma istituto superiore di educazione fisica, vale 3 punti, ma solo per i titoli aggiuntivi a quelli richiesti per avere la mansione richiesta. I corsi di perfezionamento valgono 1 punto. Il diploma di laurea magistrale e il dottorato di ricerca valgono entrambi 5 punti. Un corso di aggiornamento o formazione linguistica vale 1 punto. La partecipazione agli esami di Stato, che vale 1 punto per ogni partecipazione per un massimo di 3 punti, ed infine il CLIL, del valore di 1 punto, ma che se abbinato ad una certificazione linguistica consente di ottenere molti più punti. Le ore utilizzate dai docenti per la formazione saranno sempre riconosciute come ore di aggiornamento, ma non andranno ad intaccare la tabella di marcia delle mattinate in classe o delle ore di pianificazione e lavoro pomeridiane. Ecco perché seguire un corso online in qualsiasi momento e da qualsiasi strumento, che sia PC, tablet o smartphone, può esserci molto di aiuto. Su Alteredu trovi una sezione creata proprio per venire incontro ai docenti e garantire che la formazione sia diretta e accessibile a tutti. Quindi visita subito il nostro sito per sapere di più. Cosa aspetti? In descrizione trovi il link al nostro sito dove trovi la sezione dedicata ai docenti che vogliono aumentare il proprio punteggio. Se hai altri dubbi lascia un commento e se il video ti è piaciuto condividi e iscriviti al canale, in modo da essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!